ragazzi, è l'ora della merenda, potete mangiare. Nella nostra classe arriverà un nuovo bambino e viene dall'Africa. E come si chiama? Dov'è adesso? Ma quanto è arrivato in Italia? Calma, non so altro. Forse è uno dei tanti che arriva con i barconi. In TV ho visto un rumore pieno zeppo di persone. Madonna, che impressione, povera gente. Hai ragione. Ma perché scappano dal loro paese? Ma come, non lo sai? Nel loro paese c'è la guerra e muoiono di fame. Vabbè, l'avremmo immaginato. Comunque noi non facciamo differenza, siamo tutti contenti. Vabbè, ma comunque nella nostra classe ci sono sempre stati bambini di altre nazionalità e siamo sempre stati bene insieme. Vero. A noi piace conoscere persone di altri paesi, in quanto ci arricchiamo imparando cose nuove, in lingue, usanze, tradizioni e tanto altro. Certo, la diversità è ricchezza, noi lo diciamo sempre. Luca, ma da quale nazione arriva? Dalla Tunisia, se non sbaglio. E dove si trova? Sicuramente in Africa. Andiamo a vedere sulla cartina. Visto che la diversità arricchisce, se non era per quel bambino, chi avrebbe mai conosciuto la Tunisia? Ma non pensate di organizzare una festa di benvenuto? È una buona idea. Secondo me la prima cosa da fare è un grande striscione con su scritto benvenuto tra noi, non solo in italiano, ma anche in inglese e in francese, perché può darsi che conosce anche queste lingue. Io dico di scriverlo anche in arabo perché in Africa si parla questa lingua. Mio fratello ci può aiutare perché io non me lo ricordo bene. Hai ragione, bravo Federico. Allora ci organizziamo. Nell'aula possiamo mettere tanti palloncini e la bandiera del suo paese. Sì, certo, possiamo anche recuperare il vecchio albero sul vetro della finestra, dedicandolo all'amicizia dei popoli. Sarebbe bello fare anche un bel girotondo con una canzone sull'amicizia. Sì, possiamo fare la parodia della canzone cantata dai bambini di terza a Natale. Invece di Buon Natale a te che vieni dal mare, possiamo dire Benvenuto a te che vieni dal mare. Va benissimo! Voi che farete? Penso che ci vorrà anche una bella torta, o no? E certo, e non solo! Potremmo fargli conoscere anche il nostro paese, cominciando dal porto. Già, a me sembra giusto, anche per fargli capire che il mare è una strada che unisce e non separa. E che noi amiamo il mare e che da sempre siamo stati accoglienti verso tanti popoli. Sì, giusto. Chissà che brutta esperienza ha vissuto in mare. Certamente. Intanto vi facciamo conoscere la spiaggetta della grotta. Idea! Che ne pensate di fare un bel girotondo sulla spiaggetta cantando una canzone?